Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video recensione. Questa volta cambio un po' metodologia perché mi sono ritrovata con una quindicina, ventina di prodotti da recensirvi e voglio evitare di fare un super video da 75 miliardi di ore. Quindi da queste alle prossime recensioni saranno settoriali. Praticamente mi troverò in questo video, per esempio, parleremo di prodotti solari, nel prossimo magari prodotti per skincare, eccetera, per evitare appunto di fare un video lungo. Non so come sono le immagini di questo video perché la videocamera con la quale registravo mi ha abbandonato un'ennesima volta, probabilmente ora la prendo e la faccio volare dal balcone e quindi sto registrando con la fotocamera nuova, quindi non so com'è l'audio, non so com'è l'immagine, spero bene, spero di non essere troppo storta. Nuova location, sono nella sala di casa. Vabbè, informazioni accessorie. Quindi oggi parliamo di due prodotti solari. Questo è della Stenom e questo invece è della Revebel, dovrebbe essere DNA Skincare. Iniziamo con questo della Stenom. È della linea Sun Protection Dermacare. Spray protezione molto alta SPF 50+. Praticamente, vabbè, il contenuto è finito. La confezione da 125 ml è un latte spray, quindi ha la pipetta, molto liquido, di colore biancastro, però che non lascia quell'alone da fantasmino sul corpo. Come profumo è molto delicato, mi piace tantissimo. Sono anni ormai che uso questi prodotti della Stenom estivi. Di solito riesco a usare sempre solo la 50+, però mi è capitato di usare anche la 30 con molta soddisfazione. Come stavo dicendo, il liquido è molto, il prodotto è molto liquido, quindi si spruzza con facilità e si stende molto facilmente. Non si rischia di avere pezzi di pelle troppo bianchi o non protetti perché la stesura è molto facile. Sul viso non mi piace molto perché è pesante, quindi lascia la pelle troppo lucida per i miei gusti, quindi la evito. Però se ho solo questa non mi faccio nessunissimo problema. L'ho utilizzata quando sono stata di recente a farmi qualche giorno di mare in Calabria. Non mi sono scottata, mi sono leggermente arrossata sulle spalle perché praticamente un giorno ho preso 5 ore di sole solo dietro alle spalle, però non ero ustionata, ero soltanto leggermente rossa, che poi è andato a essere meno rosso la pelle, quindi ho preso un pochino di colore. Mi piace molto. L'altra invece è della Revelben DNA Skincare SPF 50+, UVA, protezione molto alta, trattamento solare baby per le pelli iperdelicate, resistente all'acqua. Allora, in italiano. Oddio. Vabbè, è scritto arancione, bianco su arancione non si vede niente, quindi andiamo a prendere la confezione. Sulla confezione c'è scritto che è uno snellente anticellulite, io non l'avevo per niente cercata questa definizione. La confezione, questo è in tubetto da 100 ml, il prodotto ovviamente, eccolo qua, è bianco, si stende, ci vuole un attimo per stendere perché è corposa, ha un buon profumo, differente da questa, è molto. Sa di. Non so neanche come. È dolce, però non stucchevole. È molto idratante come prodotto. Mi è piaciuta abbastanza. Io l'ho iniziato a utilizzare principalmente sul viso. Non mi ha lasciato la patinina bianca. Un'altra cosa che volevo far vedere prima di continuare. Il prodotto qui era chiuso ermeticamente con questa fascetta che ho dovuto togliere prima di iniziare a utilizzarla.
quindi sono confezioni sigillate molto, molto bene, quindi non si rischia di comprare il prodotto, qualcun altro l'ha aperto e magari va male prima del tempo. Ho detto che sono già 100 ml, sì, stavo dicendo sul viso mi è piaciuta molto perché non lascia quella sensazione e quella visibilità unta sul viso. È molto idratante dopo tante ore di esposizione al sole, che si sa il sole, la salsedine, il mare eccetera disidratano molto la pelle. Non avevo zone secche come possono essere i gomiti, le caviglie, perché poi l'ho usata anche sul corpo e mi è piaciuta molto.